E anche oggi, la seconda giornata di corso, è conclusa. Facciamo un breve riepilogo anche per andare a fissare i concetti che abbiamo visto oggi, ma soprattutto che abbiamo sperimentato oggi. Vi ho visto quanto è importante passare dal desiderio all'azione e tutti i passaggi che ci vogliono, che sono fondamentali per passare dal desiderio all'azione. Quindi desiderio, sogno, cambiare punto di vista, creare, cercare alternative ed opportunità, e vi ho visto come si fa, ma soprattutto domani andremo a sviluppare il processo di creazione, andremo a vedere quali sono quelle fasi che scattano nel nostro cervello che ci permettono di ottenere e di realizzare dei progetti concreti ed emozionanti. Definiamo l'obiettivo, pianifichiamo la sua realizzazione, ci concentriamo su ciò che è utile e su ciò che è importante e urgente. Avete visto lo schema per definire che cosa è utile, che cosa è importante, che cosa è urgente, cosa non è urgente, ma soprattutto come comportarsi quando ci troviamo davanti a questi impegni. Quindi utilizzate il diagramma che abbiamo visto prima per rendervi sempre più efficaci, anche perché ci sono le curve di attenzione che, se non stiamo attenti, ne andiamo a perdere tanto tempo. Ci concentriamo su ciò che è utile e importante, credete in voi e nella possibilità di realizzare il vostro obiettivo, eliminate il superfluo, tutto quello che vi rallenta, e aumentate la vostra competenza. A questo punto vi potrete poi agire con costanza. Primo check quando vogliamo ottenere qualcosa è andare a verificare a che punto siamo sulla scala del successo. Quindi se siamo sul non lo farò, se siamo sul non posso, se siamo sul non so come fare, se siamo sul vorrei potere, se siamo sul come si fa, se siamo sul penso che potrei, se siamo sul potrei e così via, penso di poter, posso, lo faccio, è fatto. Quindi identifichiamo, in base all'obiettivo che noi vogliamo raggiungere, da dove partiamo. Sappiamo sempre che noi possiamo comunque salire, ricordiamoci, oppure possiamo scendere. Da che cosa dipende? Dipende da noi, ok? Poi che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto dove sono i principali blocchi. Quindi nel check, quando non ottengo qualcosa, vado ad essere il primo blocco a livello di risultati, quindi non sono costante, oppure mi sono fermato perché l'impazienza di raggiungere l'obiettivo mi ha portato a non continuare a perseguirlo, perché non ho ottenuto risultati, quindi per me, la mia testa scatta il meccanismo, non è possibile raggiungerlo. Oppure se a livello dell'azione, se è un problema di abitudine, se è un problema di atteggiamento, se è un problema di otto, se è un problema di imprecisione, se è un problema di bassa energia, e abbiamo visto come semplicemente si può modificare l'energia. È molto semplice ma molto efficace. È un problema di preparazione, è un problema di disorganizzazione, è un problema di fare molte cose contemporaneamente, oppure è un problema di perdere tempo. Oppure, prossimo check, non è uno di questi, quindi non ho preso la decisione giusta o lo sto rimandando. Ma ogni volta che io non decido, decido di non decidere e qualcun altro prima o poi decide per me. Quindi questa fase qua, ricordatevi che se non ho deciso io, qualcun altro decide per me. Quindi passo al livello successivo, quindi vado a identificare su quale livello sono per poi con la tecnica andare a superare, a trasformare o lo stato emotivo, o il pensiero, o l'azione. Se noi vogliamo ottenere risultati, ricordate che è importante trasformare tutto a livello materia, a livello pensiero, a livello emozione, a livello animico. La trasformazione, perché non si ripeta più nel tempo, deve avvenire su tutti i livelli. Ok, quali sono i blocchi a livello dello stato emotivo? Blocco paura, abbiamo visto le principali paure, ne abbiamo parlato di quelle che sono le principali paure, che bloccano ovviamente la decisione, quindi l'azione, quindi il risultato. Può essere un problema di fare le cose per dovere e si rientra nel meccanismo di bisogno e volere, oppure può essere per senso di colpa, quindi non sentire il merito di ottenere quel risultato. Questo domani mattina partiamo col cambiamento del senso di colpa. Ok? Oppure può essere un problema di demotivazione, perché quello che facciamo alla fine non è così importante per noi. Il primo esercizio di stamattina, vi ricordate quando abbiamo creato il sogno? Quali erano le domande? Cosa vuoi veramente, e gli altri esercizi di conseguenza. Oppure un problema di pensiero, tre macro aree di pensiero, o il pensiero assoluto, che è talmente assoluto che vi va a creare la vostra realtà. Il pensiero assoluto può essere giudizio, credenza, atteggiamento o alibi. Il pensiero lineare, quel pensiero che è basato su fatti, ricordi, programmi mentali, pregiudizi, che mi porta a rimanere lontano dal mio obiettivo.
La differenza tra pensiero lineare e pensiero laterale, quando un obiettivo, tendenzialmente quel pensiero lineare, quindi facendo sempre le stesse cose, sentendo le stesse emozioni e pensando nella stessa maniera, noi arriviamo sempre vicino all'obiettivo senza raggiungerlo. Per ottenere obiettivi diversi bisogna agire, pensare e sentire in maniera diversa. Quindi il pensiero laterale potrà portarmi a ottenere quello che voglio ottenere, magari con delle curve, con il rischio di entrare in fasi di crisi d'ansia, in sacche d'ansia. Qui è importante continuare ad agire con costanza, perché prima o poi la strada la trovo. Quindi cambierò il pensiero, cambierò le emozioni, cambierò lo stato di azione per ovviamente ottenere quello che voglio ottenere. Ok? Quindi altro discorso del pensiero lineare è dettato da abitudini, pigrizia, disinformazione. Quindi faccio sempre le stesse cose perché semplicemente non ho cercato alternative. Abbiamo fatto quegli esperimenti per capire quanto il nostro pensiero assoluto, cavolo, quando c'è, è difficile da radicare. Ma prima di tutto per cambiarlo bisogna riconoscerlo. Per riconoscerlo bisogna osservarsi. E se lo voglio cambiare lo devo accettare, perché io non posso cambiare un qualcosa che non riconosco e non accetto. Quindi osservate, riconoscete, accettate e poi trasformate. Se non fate i primi tre passaggi non riuscite mai a trasformarlo. Oppure un pensiero confuso, dettato dalla disattenzione, quindi andare a guardare cose che non mi servono. Inconsapevolezza, quindi cose che non so, disordine, superficialità o stress. Dormire male, mangiare male, avere uno stile di vita non idoneo mi porta ad avere confusione mentale. Altra cosa da ricordare è che la realtà, quindi il pensiero, può essere influenzato da società, media, cultura, religione e sfera di influenza. Ok? Detto questo, abbiamo concluso la seconda giornata. Domani andremo a vedere quali sono i modi per ottenere un'idea vincente, ma soprattutto andremo a realizzarla insieme. Andremo a creare un piano di azione per realizzarlo insieme. Ok? Grazie e a domani. Bene, giochi di